Buongiorno Castori, oggi proviamo il nostro slittino. Siamo sul Monte Livata. Sì, fa caldo, cioè siamo copertissimi, ma si sta molto bene. Si sta bene, però la neve è molto scivolosa, sembra... Ma secondo me quando faremo questa discesa finiamo direttamente a Campo dell'Osso. È molto probabile. Sì. Dai, andiamo a provarlo. Andiamo a provarlo. Ecco, ci siamo fermati perché abbiamo visto tutta questa discesa. Proprio vicino alla strada, solo che mi sembra un po' troppo estrema, non lo so, non l'ho mai fatta così. Quindi vediamo se c'è qualche cosa di più leggero per cominciare. Vai! Guarda quanto ghiaccio! Eh sì! Bello, va che tocca a te. Sì. Oddio, quello va velocissimo. Ci sei? Ci sono. Vai. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Comunque credo l'ultima volta che io sia scesa dal... sia... come si dice? L'ultima volta che io sia scesa dallo slittino sarà stato 5 anni fa. 5 anni fa quando sono andata di nuovo da nonna in Ucraina. Non ci sono mai stato sullo slittino, sempre sul Bob. Sul Bob, eh? vediamo, sono emozionata. Sono un sacco imboccoccata oggi, non come tutte le altre volte, eh? Ci sono! Sei una furia! Un fulmine! Eh? Ho finito il gas! Vuoi che ti spingo? Aspetta, ti spingo. Ti spingo, sei pronto? Però lì c'è il sasso, eh? No, non ci arrivo. Ok, direzionati se, ok? Sì. Niente. Eccolo. Sai cosa sembri? Quei trenini per i bambini. Cosa? Sembri quei trenini per i bambini. Questo è uno dei picnic più fighi della storia. Sono slittino. Sicuramente sono slittino, ancora non ci ho mai mangiato. Buono il tuo panino? Dai, canta storie in viaggio. Che ci racconti? Che storie ci racconti? La storia della cotoletta. No! La conosci? No. Allora, perché hai iniziato? Hai illuso. Ora le persone vorranno sapere la storia della cotoletta. Pure non... io! Perché spero che non la conoscano e quindi io posso inventarla. Andando, Sei pronta? Sì. Vai! Sto facendo trenino Thomas in realtà. Aspetta, arrivo. Che carina che sei. Eccola che parte.
Fermati, amore. Sì, mi sono appena ricordato una storia, anzi, che posso raccontare, che proprio nei primi del 2000, tra questi boschi qua, una squadra americana insieme al presidente americano in carica andarono qui per fare delle ricerche in ambito scientifico, paramilitare, non ricordo ora. Sta di fatto che ad un certo punto si persero nei boschi e sopravvissero per diversi giorni, ma solo una persona riuscì a uscirne salvo, che fu proprio il presidente degli Stati Uniti d'America che era in carica all'epoca. Sai chi era? No, non la so questa storia. Non la sai? George W. Bush. Craft. Bush. Ma hai inventato! Ma sei messi! Amore! Oggi abbiamo anche le ghette. Spero che è così che si mettano, però finora già mi trovo benissimo, anche se non ho fatto niente di che. Sono molto comode, tengono al caldo. Fico, mi piace. Vai! Oddio, ma hai visto quanto ci vuole per frenare? Ho visto, sì. Oddio! Ci sei? Sì! Oddio! Oddio! Tutto a posto? Devi stare attento. È ovvio che brucia termos. Come lo freddiamo, mo? Come tonale? Ma è bollente? È ustionante. Puoi aprire. Posso mettere così? È vero. Abbiamo già avuto modo di approvare questo thermos di Decathlon, eh? Che marca è? Sì, proprio Decathlon c'è scritto. No, è Quechua. Quechua Decathlon, vabbè, la tipica. Sì. E questo thermos tiene il caldo in una maniera, cioè, con tutti quei thermos che io ho avuto nella mia vita, nessuno teneva così. L'abbiamo aperto, cioè tenuto aperto, immerso nella neve e ancora il tè è bollente, fatto stamattina alle 7. È bollente, sì. Oddio, oddio, sto scivolando via! Io sembro un pipistrello. Pipistrello. È troppo bello qui, troppo. Bellissimo. Poi la mia giacca sta benissimo con questo bianco. Troppo bello questo posto. Mi sono proprio goduta questa giornata. Stupendo. Bello.